Un ringraziamento per una serata di musica e di esecuzione di grande suggestione. Lei presta direttamente il suo nome ad un'opera che è di promozione per la musica, per i giovani, anche per le chiese. Guardi, la situazione della musica in Italia non è la più rosea. Lei vede che metà dei teatri stanno chiudendo. Tanti enti musicali stanno chiudendo per mancanza di fondi, ma c'è una ragione, c'è una volontà politica di non mettere le persone idonee e adatte di spessore. Grande musica, la musica più straordinaria, più ispirata, più spirituale è stata scritta per la Chiesa. Pensi alle Passioni, agli oratori, le messe di Schubert, il Requiem di Brahms, veramente la musica è strettamente legata, non dico alla religione, ma alla concezione più spirituale, meno materialistica, meno gretta, meno squallida dell'uomo. Se non ci si rende conto che la musica è un veicolo per migliorare l'uomo, per renderlo più nobile e meno gretto, allora non si è capito la funzione di. Abbiamo letto che lei una volta, in una intervista ha proposto la ristrutturazione di auditorium e teatri, però affidati a specialisti di acustica. Certo, come avviene in Giappone, in altri paesi dove la musica ancora gioca un ruolo molto importante nella società, nella cultura, mentre in Italia si affidano i restauri dei teatri a gente che non capisce assolutamente nulla del suono. E quando fanno un restauro rovinano puntualmente l'acustica, e l'acustica è la componente essenziale per il suono, per la bellezza musicale, per i colori. Certo. E nelle chiese, come questa sera, Le chiese. senza, diciamo, senza il golfo mistico, senza un luogo proprio dedicato per i musicisti? La chiesa già in sé crea un'atmosfera, e se si aggiunge la musica fatta al massimo della concentrazione, della tensione, credo che la chiesa sia un contenitore ideale, anche se l'acustica può essere non perfetta, ma è l'atmosfera che si crea nella chiesa. E passiamo ad un altro argomento. Lei è presidente di questa associazione Uto Ughi per Roma. Quali sono le vostre iniziative promozionali per portare i giovani, e per dare loro un'opportunità? Lo so benissimo che si tratta di una goccia d'acqua nel mare, però se non si comincia a dissodare il terreno che è stato incolto, non coltivato per tantissimi anni, le scuole, l'educazione musicale praticamente nulla, salvo qualche sporadico tentativo che inganna la gente, ma in realtà non si fa nulla di musica a scuola. Allora, credo che sia doveroso far conoscere una parte della nostra cultura e del nostro patrimonio artistico alle nuove generazioni, che se invece perdono questa occasione non la conosceranno mai e cresceranno meno consapevoli. La musica crea un'armonia interiore anche in chi non la pratica, anche in chi l'ascolta. Io trovo che è un dovere morale fare conoscere tutta la cultura, e la musica fa parte, è un ruolo determinante e importantissimo. Abbiamo avuto i più grandi musicisti del mondo insieme alla Germania e la musica è praticamente ignorata. Non ha senso. Ma per attirare i giovani, più del rock, più del pop, Beethoven, Schubert, Haydn vanno bene? Guardi, i giovani bevono quello che gli si dà. I giovani sono abituati al rock, al pop e fanno bene a scegliere il rock e il pop perché non conoscono null'altro. Allora noi proponiamo il rovescio della medaglia. Ci deve essere una par condicio di informazioni e di culture. E poi scelgano pure quello che più gli conviene. Oltre i circuiti abituali, lei dove porterebbe la musica? Io penso che la musica deve essere portata assolutamente dappertutto, anche nei luoghi meno frequentati. Per esempio, noi abbiamo portato la musica nelle carceri per i carcerati e ha avuto una rispondenza veramente commovente di gente che soffre e che ha bisogno, ha sete di valori. E
e ho avuto la soddisfazione, dopo un concerto per i carcerati a San Gimignano, credo, di vedere una decina di loro che sono venuti a un concerto e mi hanno regalato un quadro. Ricorda quale? Un quadro fatto da loro, fatto in carcere, e veramente molto bello. Ma questo gesto di venire al concerto il giorno dopo che ero andato io da loro mi ha veramente commosso.